Il videogiornale di Senigallia Notizie è il riepilogo delle notizie della settimana appena trascorsa. Truffe online su polizze RCA e compravendite di veicoli fioccano le denunce. Decisive le indagini della polizia di Senigallia. Denunciato un pregiudicato calabrese con precedenti per truffa, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il 27 settembre a Marzocca di Senigallia, funerali del piccolo Francesco Ligliola. La salma è stata restituita alla famiglia, fissata la data delle esequie del ragazzino, vittima di un incidente stradale. Sul ciclomotore con due figli a Senigallia, maxi multa per una mamma senza patente. Fermata dalla polizia, la donna aveva il documento revocato da anni. Il veicolo era privo di assicurazione, revisione e libretto. Brunella Chiù, vittima dell'alluvione, avrà le esequie e la sepoltura nella sua Barbara. Sono in programma domenica 1 ottobre i funerali della donna, il cui corpo è stato identificato dopo un anno di ricerche. Pari nel derby tra Senigallia Calcio e Olimpia Marzocca. Finisce 2-2 l'esordio in prima categoria. Minorenni adescate online con la richiesta di foto e video intimi, giovane a processo. In tribunale ad Ancona andrà a giudizio un 24enne abruzzese, vittime ragazze di Senigallia e Pesaro. A primavera 2024 i lavori alla curva della penna di Senigallia, la rotatoria è attesa da anni, l'albero rimarrà. Cinquantenne con vari precedenti alla guida senza patente e foglio di via da Senigallia, il campano è stato fermato dalla polizia stradale per un controllo. Golden Gas Senigallia verso il via, le sensazioni dei nuovi, parla il pivo Johan Bracci al primo anno di Biancorosso, società storica della B, opportunità importante per me. Senigallia capitale della cultura, nemmeno presentato il dossier per la candidatura, Pagani e Romano, l'amministrazione Olivetti in totale confusione. Senigallia protagonista in cucina grazie anche alle sue pizze, il mezzo metro nella guida di Gambero Rosso. E adesso le notizie della regione. Per la prima volta la Regione Marche assegna ai comuni risorse dirette, 4 milioni di euro per la riqualificazione e la valorizzazione delle mura storiche delle nostre città e dei nostri borghi. 4 milioni di euro per 11 comuni marchigiani, una risposta sistemica a un problema che i comuni segnalavano da decenni alla Regione Marche, la necessità di recuperare un elemento identitario delle nostre città, dei nostri borghi, che insieme ai campanili delle nostre chiese o ai teatri storici dei nostri borghi rappresentano un elemento in grado anche di destagionalizzare il turismo nella nostra comunità regionale. Questi 4 milioni di euro attivano anche una compartecipazione comunale che portano gli investimenti che verranno cantierati nelle prossime settimane oltre 6 milioni di euro. Riuscire a contrastare il degrado sia una delle parti più importanti, sia di degrado ce n'è troppo e c'è poco motivo per venirlo a visitare, quindi il fatto di contrastare il degrado, contrastare quello che è l'abbandono è una parte fondamentale, ma soprattutto verso quel percorso che tende e deve tendere a migliorare, valorizzare quello che abbiamo, cioè cercare di valorizzare il grande patrimonio, credo che sia una delle cose più importanti sulla quale dobbiamo confrontarci e quindi sono enormemente contento di questa opportunità. Non vedo l'ora di metterci mano immediatamente, visto che è candierabile. E quindi bene, ci rivedremo a opera finita. Grazie. Inizia il conto alla rovescia per la 60ª mostra nazionale del tartufo bianco di Sant'Angelo in Vado, pronta a diffondere l'inconfondibile profumo di oro bianco nell'autunno dai colori intensi dell'alta valle del Metauro. La Regione Marche ha un'attenzione particolare sul tartufo, sia come prodotto agricolo, ma anche nelle sue fasi, diciamo, di filiera, quindi della trasformazione e della commercializzazione. Abbiamo da pochissimo, la settimana scorsa, costituito e per la prima volta riunito il tavolo della filiera, quindi è la prima volta che avviene.
Risultato importante. In pratica sullo stesso tavolo si sono seduti rappresentanti del mondo tartuficolo, delle tartufaie, quindi sia i cavatori che i coltivatori, del mondo commerciale, quindi è importante proprio radunare in un unico diciamo anche incontro, momento di riflessione, tutta la filiera. Quest'anno è una ricorrenza importante perché poi è decadale, quindi ci teniamo a far bella figura. Siamo la seconda mostra a livello italiano comunque dopo Alba, quindi siamo la più longeva dopo Alba. Vogliamo incrementare un po' il livello qualitativo delle iniziative che proponiamo, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista enogastronomico. Noi ormai siamo diventati una mostra del tartufo, perché poi non abbiamo le velleità di una fiera, solo di una parte commerciale. Quello che a noi ci preme, ormai sono 60 anni che portiamo avanti questo pensiero, è di far conoscere un territorio, quindi le bellezze che abbiamo a Sant'Angelo in Vado, ma anche tutte le bellezze che stanno nel territorio. Quando dico territorio intendo tutta l'Alta Valle del Metauro, quindi quella che anticamente per gli storici veniva considerata la massa trabaria, il terreno delle grandi travi, dove la storia è passata dai romani che venivano a prendere queste travi per portarle a Roma e fino a costruirci le grandi basiliche romane. Quindi da Sant'Angelo in Vado è partita una buona parte della grande storia che conosciamo oggi nel mondo. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini. Ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC. Ci riconosceremo al volo. Tutelare la qualità e la tradizione della pasta all'uovo di Campofilone, promuoverla sui mercati nazionali ed esteri, ma anche farne un bene immateriale per attrarre i turisti e portarli a conoscerne la produzione direttamente nella sua culla, nella Valdaso, incastonata tra il mare e i Sibillini, è l'obiettivo che si propone il neonato consorzio di tutela dei maccheroncini di Campofilone IGP. La nostra regione, la Regione Marche, ha finalmente anche per questo prodotto un'opportunità enorme di crescita sulla filiera enogastronomica e anche dal punto di vista turistico. Il macconcino del Campofilone è un'eccellenza prodotta nel comprensorio della Valdaso, nella città comune di Campofilone, e grazie alla storia, alla grande anche lavoro messo in campo dagli imprenditori che sono i produttori, i pastai, e dalle massaie che hanno portato avanti questa tradizione, oggi abbiamo un'opportunità enorme in più per far riconoscere il nostro territorio a livello nazionale e internazionale e per attrarre sul nostro territorio tutti coloro che vorranno non solo assaggiare un prodotto, ma vivere l'esperienza in cui questo prodotto è nato, è cresciuto, si è confermato. L'assessorato all'agricoltura ha in programma anche una tavola di lavoro con tutta la filiera e con tutti i protagonisti delle città del tartufo. Sì, allora questo appuntamento che presentiamo oggi, Sant'Angelo in Vado, addirittura 60° anno della fiera, è una data importante perché è la più antica delle Marche, no? E quindi bisogna giustamente, c'è un programma molto importante, molto ricco, che deve essere diciamo dovutamente festeggiato questo anniversario. La Regione Marche ha un'attenzione particolare sul tartufo, sia come... Questo è un prodotto tipico che si può produrre solo nei 12 km quadrati del comune di Campofilone ed è da tempo esportato in tutto il mondo. Creare un consorzio di tutela significa dare qualità, far sì che venga tutelato il prodotto e soprattutto che i pastai possano insieme lavorare per nuovi progetti e per promuovere sempre di più il prodotto, che è un ritorno economico su tutto il territorio di Campofilone, perché significa lavoro, significa dare possibilità di conoscere il comune, significa turismo, quindi maccheroncini e turismo vanno comunque insieme a Campofilone e sarà sempre di più uno dei momenti importanti per il nostro territorio. Il consorzio è un consorzio di tutela, quindi è disciplinato da regolamenti europei, quindi il nostro statuto è approvato dal Ministero e diciamo ha un iter di formazione coordinato con il Ministero. Aderiscono al consorzio tutti i produttori di Campofilone
accezione un piccolissimo produttore che per questioni burocratiche non poteva partecipare, quindi rappresentiamo più del 99% della produzione. Ci abbiamo messo molto tempo a farlo proprio perché volevamo essere uniti e coesi insieme, quindi le aziende se le posso citare all'interno del consorzio, io rappresento la Marcozzi SRL, Vincenzo Spinosi, la Spinosi, Fratelli De Carlonis, la Campofilone, Giovanni Marilungo, pasta di Campofilone e Carassai, pastificio artigianale Leonardo Carassai. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.